Ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio di Resident Evil Remaster, ovviamente. E eccoci qua, non siamo entrati di qua perché vi avevo promesso che saremmo andati a vedere la fantastica porta che ci eravamo lasciati alle spalle con l'emblema della famiglia Spencer. E come vedete io sono venuto preparato perché ho portato il lanciagranate nel caso in cui qualcuno decidesse di fare qualche scherzetto, che non si sa mai. Io nel dubbio l'ho portato. Comunque, risaliamo un attimo e ci vediamo là, perché tanto è qui dietro l'angolo. Ok, qui c'era l'amico, non so se c'è ancora. Ovviamente sì, ovviamente sì. Oddio, oh, ok, funziona il coltello anche. Ehi, ancora vive. Oh, cacciatore o preda? Bene, l'abbiamo ammazzato. Abbiamo caricato 12 colpi corrosivi. Cioè, proprio li scambia. Figo. Allora a sto punto ci conviene consumare una granata e poi pensare magari ai colpi corrosivi. Ma si rialza? Allora, non è necessario usare questo oggetto ora. È una chiave emblema. Ah, ok, perfetto, niente, scusate, sono rincoglionito. Chiave emblema, usata. E l'abbandoniamo perché tanto non ci serve più. E cosa ci sarà dentro questa porta che ci tormenta dall'inizio del gioco? Una finestra aperta. Quindi potevamo pure entrare dalla finestra volendo. È troppo buio per vedere. C'è un interruttore. Ok, la luce si accende, quindi per fortuna non dobbiamo fare avanti e indietro per prendere l'accendino. Oggetto metallico. Ed è anche questo come quell'altro. Ops. Oggetto in lega, vi è inciso un emblema. Non c'è niente di insolito. Però vedete, è a forma di ottagono. Cioè, di forma ottagonale. Una collezione di libri di scienza. Quasi tutti hanno a che fare con la biologia. Guarda caso. Cartucce del fucile. Ottimo. Tutto sembra essere in ordine. Forse nessuno è stato qui. Non ne dubito, era chiusa. Batteria. Una collezione di libri di scienza. Sempre la stessa. Va bene. Allora, siccome questo è uguale a quell'altro e noi abbiamo una porta che è chiusa e vuole due emblemi incastonati nei vetri per qualche motivo, a me viene in mente che potremmo andare lì adesso. Ah, tra l'altro questi respawnano. Benissimo. Io direi di consumare i colpi del lanciagranate ora come ora, se ci troviamo in difficoltà, perché non credo che se no li useremo in altra maniera. Anche perché a quanto ho capito le boss fight su Resident Evil 1 non è che siano alcunché, diciamo. Cioè non ci sono vere e proprie boss fight. C'era quella contro la pianta, però era una gimmick che non so tutt'oggi se si potesse affrontare o meno. E quindi io la considero ancora una gimmick, cioè, scusate, ma è così, cioè è una gimmick. Il fatto che tu comunque possa usare il come si chiama, l'acido, alla fine era un acido, per sciogliere le radici e poi dopo interviene Barry, io questa è quella che chiamo una vera e propria gimmick. Però se si poteva effettivamente affrontare sarebbe stata una boss fight. E però voglio dire, non ci sono state vere e proprie altre boss fight a parte quella contro il Crimson Head, quello fortissimo che moriva con 4 fucilate. Ma voglio dire, che boss è quello? Confronto al Nemesis, al Mr. X oppure di Resident Evil 2, non è chissà che, capito, come boss. Comunque adesso andiamo a verificare se la mia teoria è corretta, e cioè che andando qui sotto adesso questa porta che non volevo aprire si aprirà. Io spero vivamente di sì, anche se soffro un po' perché non la volevo aprire, appunto. Ok. No?
Ok, a quanto pare la mia ipotesi è sbagliata, perché c'è qualcosa riguardo all'altra rientranza. Perché ci sono rientranze ottagonali a destra e a sinistra della porta, ma a quanto pare questo oggetto metallico è diverso da questo oggetto di pietra e metallo. Forse, vedete, gli manca il contorno di pietra e quindi non ci va. Vabbè, comunque, avevo detto che saremmo andati lì, ok? Però, come voi vedete, e vedrete, insomma, ci mancano delle stanze da aprire ancora e da completare. Lì dentro c'è il serpente e noi adesso abbiamo il lanciagranate, quindi io proverei a sparargli qualche granata in faccia e vedere come reagisce, per esempio, no? E siccome abbiamo l'inventario pieno, andare a posare un attimo ste medaglie, ste cose. Quindi niente, ci vediamo tra poco. E mo ci sarà anche l'amico. Volete scommettere? E certo. Una bella granata corrosiva. Ed è già morto? Con una granata corrosiva. Wow. Incredibile. Ora capisco perché Barry ci ha dato proprio queste. Ottimo. E stiamo per vedere se il serpente si può effettivamente ammazzare, quindi auguratemi buona fortuna. Io queste le poserei per il momento, anche questo. Sì, vabbè, non prendiamo niente, abbiamo già lo spray. Male che vada, ci facciamo uno spray di primo soccorso e via. Comunque ci riempiono di cure. Assurda questa cosa. Ci abbiamo trovato un sacco di cure, ma aspettavo di trovarne molte meno. Comunque è un po' forse noioso da vedere il dover fare costantemente backtracking per recuperare le cose perché non abbiamo abbastanza spazio nell'inventario. Però ragazzi, lo dobbiamo fare perché voglio fare l'achievement del completamento della mappa al 100%, quindi capirete sicuramente il perché, insomma, voglio fare questa cosa. Bene, raga, qui ci stanno due erbe che avevamo lasciato, quindi prendiamole, che possono comunque far comodo, eh. E poi, mentre questa musica incalza, andiamo ad affrontare il nostro destino, che comunque è un avversario abbastanza lento, cioè non è che sia eccezionalmente veloce il serpente. No! Ma gli dovrò sparare alla faccia o alla coda? Aia. Perché vedete, se gli sparo alla faccia sortisce un effetto, però mi prende anche lui, quindi aia. Di nuovo. Chissà quanti colpi ci vogliono a sto punto. Proviamo anche a sparargli con la pistola, che ne so. Ok, gli ho dato letteralmente una pistolettata ed è morto. Benissimo. Allora, ho consumato il giusto numero di granate proprio apposta per poterlo far fuori agilmente. Odio i serpenti. Grande Jill. Ok, come si passa dall'altra parte però? Ed è proprio morto. Meno male. Ok. E questo era il libro che stava dentro la teca che cercavo di rompere. Eagle of South, Wolf of North. È lo stesso, ultimo libro però volume 2. Ok. E qui ci troveremo l'altra medaglia. Dimmi di sì. Sì, ok. Non so che ci devo fare, eh. Però intanto trovata dentro l'ultimo libro, c'è un modo speciale per usarla? Probabilmente sì. Ora che mi ci fate pensare. E questa mo si sbloccherà. La maniglia è rotta. Non si sblocca questa porta. Vabbè. Comunque abbiamo preso ormai tutti gli oggetti che dovevamo prendere in queste stanze. Adesso abbiamo 3 slot ancora liberi, quindi ottimo. Torniamo lì dove è ancora rosso, lo vedete tanto, no? E poi dovremmo andare anche di qua sulla destra tecnicamente, però tempo al tempo, ragazzi, ci arriviamo. Allora, poi mi dice che sta stanzetta
Questa? Sì. Sta stanzetta c'ha ancora qualcosa dentro, quindi ora vediamo. Non mi ricordo assolutamente, anche se ci sono stato nello scorso episodio, quindi figuriamoci. Ok. No, qui non c'ero stato. Non c'ero entrato qui, assolutamente no, perché altrimenti avrei preso sia i proiettili corrosivi e sia i proiettili della Magnum. Non esiste proprio. Poi facciamo che ci liberiamo uno spazio facendo così. E sti proiettili della Magnum li posiamo. Ci hanno riempito anche di proiettili della Magnum, ragazzi. Infatti, boh, chi troveremo? Da una parte vorrei capire come si concluderà il gioco, perché ci sarà un boss finale, non lo so, ragazzi. Forse sì, forse c'è un boss, perché ci sono tutti questi pseudo boss che segnano dei momenti diversi nella narrativa del gioco, quindi vedremo, vedremo. E soprattutto sarà interessante farlo tutti insieme e poterlo commentare in tempo reale. Sarà molto bello arrivare alla conclusione di questa serie, anche se non prevedo che arriverà presto, ve lo dico sinceramente. Prevedo che ancora un altro paio di episodi, forse anche tre, staremo insieme a provare questi brividi di paura e di terrore su Resident Evil. Oddio, è Cristo. Ok, forse l'ho un po' sprecata, però non avevo voglia sinceramente di mettermi a curarmi. E qui sarà ancora vivo, no, è morto, perfetto. Scusate raga, ma ho sprecato una granata, me ne rendo conto. Ah, ok. Qui ci sono ste due piante. Ma che ci facciamo? Qui non la possiamo prendere. Non è che possiamo tipo... No, eh. Peccato, peccato. Dobbiamo lasciarla qui per il momento, questa pianta. Ma che? Stiamo un po' calmi. No, no. Fatti dannate di serata. Oddio, io pensavo di venire qui tutto tranquillo. E invece niente. Mica è morto, infatti. No. Continuo a sprecare granate, regà. Sono proprio un rincoglionito cronico. Cioè, contro questo ne abbiamo sprecate tre, eh. Ma crepa. Beh, adesso abbiamo un caricamento in meno. Però almeno la villa è tutta completa, tranne qui sotto che c'è una cavolo di erba blu. Un fastidio. Adesso la vado a prendere, guardate. Dopodiché possiamo passare a quella che credo che sia un'area nuova, perché di solito le save room con le casse le mettono all'inizio delle aree nuove. Comunque, sì, ci vediamo tra poco. Vado a prendere l'erba blu, poi ritorno nel giardino al di sotto della cascata e ci rivediamo dove abbiamo iniziato l'episodio praticamente. Seccato anche lui. E adesso, se le luci smettono di sflasharci, posiamo le cose che abbiamo, soprattutto le erbe blu e queste cose qua. Tra l'altro ci hanno riempito proprio di erbe blu, ma siamo stati avvelenati una volta in fin dei conti. E ci prendiamo invece il nastro inchiostratore, perché sicuramente voglio, ops, salvare. In più poi dobbiamo anche prendere il... Ah no, fermi tutti, non salviamo, perché stiamo andando a una cassa, quindi sicuramente non è che incontreremo niente di che, no? Io però intanto me lo porto il nastro. Allora, posiamo questo e al posto dei proiettili ci mettiamo... beh, sta medaglia dell'aquila qualcosa ci servirà, eh? E adesso la metto qui vicino a quella del lupo, ma siate consapevoli che a qualcosa ci servirà. Oggetto metallico, oggetto di pietra e metallo. Ok, questo ci serve per riaprire la porta di sopra, non per niente. Perché sennò l'avrei lasciato bellamente lì e non avrei fatto questa deviazione.
e possiamo andare. Ci rivediamo là. La maniglia è stata riparata. E chi l'ha riparata? Barry? Boh. Beh, comunque è stata riparata, quindi non dice, no? Spero qualcuno che ci vuole bene, piuttosto che qualcuno che ci vuole morti. Ok, adesso possiamo posare questa erba blu che ho trovato adesso, praticamente, proprio qui in questo corridoio. Salvare, certo. E andare per prima cosa in quella porta che ci siamo lasciati indietro. Quindi 19 salvataggi che sono sicuramente un botto, quindi pazienza però. Tanto non è che tocca fare la speedrun, ragazzi, è una blind run. E non ci danno manco i bonus così, però pazienza. Avremo meno punteggio e non ci danno i bonus. E qui che troviamo? Queste sono proprio gallerie. E qui c'è una porta, ma di là sembra una strada senza uscita. Chissà a che porta. Porta a un grosso masso che ci blocca la strada, ma sotto ci sono macchie di sangue, quindi perfetto. Proiettili corrosivi che neanche ci occupano spazio, guardate che convenienza, li possiamo mettere lì. E secondo me questo masso prima o poi parte e ci schiaccia. Ho questo sentore proprio. Queste aperture delle porte sempre così drammatiche. E che forma particolare questa stanza. Ecco, anche questo mi ricorda un po' Resident Evil 4. Una buca enorme. Chissà perché è stata scavata. Me lo chiedo anch'io, Jill. Me lo chiedo anch'io. La fonte di alimentazione dell'ascensore. C'è una botola rotonda. Aprirla? Cioè, questa sarebbe la fonte di alimentazione dell'ascensore. Questo stantuffo azteco, tipo, sembra una specie di chiave per attivare il generatore. Su un suo lato sono incisi dei simboli e sull'altro ovviamente no, certo, perché fa funzionare il macchinario. Bene, ora tutto sta a trovare la chiave d'attivazione, cioè nel senso dove metterla questa chiave dell'ascensore. Caricatore della pistola intanto, buono. E ah, ok, ci mancava questo. Erba verde, perfetto. Ora dovrebbe essere verde la stanza. No, non è verde, ma manco per niente. Allora, vediamo un po'. Se io ce lo rimettessi, sembra che manchi qualcosa. Se io ce lo rimetto, lo stantuffo cilindrico è stato inserito. Però se ce lo fa prendere, lo dovremmo mettere da un'altra parte, no? Io mi immagino questo. Vabbè, per il momento ce lo portiamo dietro. Anche perché qui vedete ancora tutto rosso. Vabbè, per il momento va bene portarselo dietro, secondo me. Cinematica? You, Jill. Is that voice Enrico's? Yeah. You're alive. Stop. Are you with anybody, Jill? No, but why? The stars are finished. Someone is a traitor. Umbrella set us up. Enrico! Traitor? Who? Jill, mi raccomando, non guardare chi gli ha sparato, guarda Enrico. Chiunque sia stato è di sicuro un professionista. Ha qualcosa in mano, e quel qualcosa è una manovella, come quella che già abbiamo, quindi ok. No, questa sicuramente farà qualcos'altro, altrimenti che senso ha? Le mie ipotesi puntano su Barry, però non lo so. Oddio, ti pia un colpo, guarda. E l'ho mancato, ovviamente, no? Certo. Aia, ci ha ammazzato. Ma ci one shotta. Ma non me l'ho mai fatto prendere, ecco perché.
Ma stavolta mi trovi pronto? Crepa, va. Gentilmente, sempre. Perfetto. Ora che abbiamo tutto, possiamo tornare indietro a controllare l'altra strada, perché qui c'era un caricatore per terra che non avevo visto, quindi è diventato verde. Quindi ora tutto sta a vedere in quell'altra strada che non abbiamo esplorato e vediamo quello che c'è, perché non ci ho mai manco messo il naso da quell'altra parte. Mi sono fermato. Muori? Oh, l'ho preso di striscio. Ok, sarà un nostro problema solo nel momento in cui torneremo. Se despona bene, perché io non ce lo spreco un altro proiettile su quello. Ve lo dico. Ma qui non si passa? Oh sì, qui c'è un foro esagonale. Non è questo, vero? No. Non è questo, ma forse è... no, perché quello è ottagonale. Questo è a forma di ottagono, raga. Non è questo. E che ci dobbiamo mettere, allora? Ah, forse la manovella, questa che ci ha dato il nostro amico. Eh sì, vedete, a forma di esagono. L'estremità ha una forma esagonale, esatto. Perché dopo per scontato che fosse di forma quadrata, invece no. Cosa? Come hanno fatto a far ruotare una caverna? Pazzesco. Manovella con innesto esagonale. Bene, direi che per ora questa non ci serve più, quindi la mettiamo via un attimo. E questa pianta invece ce la prendiamo. Ci facciamo la combinazione, guardate. Così abbiamo anche due spazi liberi in caso, no? Aha. E questo? Oddio, questo sembra tipo un alloggiamento per qualcosa. Ci proviamo a mettere il fucile scarico, ragazzi. Voglio vedere che succede. Perché mi sembra tipo quella cosa su cui abbiamo trovato il fucile originariamente. Quindi voglio provare a metterci il fucile fuori uso e vedere che effetto sortisce. Ora proviamo, eh. Spero di aver azzeccato, perché altrimenti non me lo perdonerò mai. Non è necessario usare questo oggetto. Ma siamo sicuri? Siamo sicuri. Non è il fucile che devo usare, purtroppo. Altrimenti avrei trovato il modo giusto di utilizzarlo. Però purtroppo non è questo. Siamo per caso dall'altra parte del masso? Che ci blocca il passaggio? Ecco qua, è che non lo sapevo. V'ho detto, prima o poi questo ci schiaccia. Meno male che stavolta non sono stato un pirla completo, perché altrimenti... Ok. Adesso che il masso è andato di qua, ci ha sbloccato una porta? Mi sembra di sì. E di qua? Invece? Sempre bloccato? No. Le cartucce. Ok. Non molto utili, ma va bene. No. Il boss ragno, però no, dai. Il ragno enorme. Lo possiamo sciogliere con i corrosivi? No, non pare. E niente, ragazzi, moriremo qui. E sono più di uno. A posto, raga. Siamo morti. Cioè, oddio, non ancora, eh. Coltello sopravvivenza. Cos'è coltello sopravvivenza? Un coltello più forte? Che figo. Magari li possiamo fregare col coltello. No. Non è il caso. Vabbè, ci dobbiamo portare il fucile. Sta tutta qui la questione. Dobbiamo avere il fucile in mano anziché lanciagranate. Ok. L'ho fatta senza commentari. Oddio. Però questi ci avvelenano, raga. Quindi stiamo attenti. Fucile scarico.
Aia. Crepa. Guarda tutti sti ragnetti. Oddio. Oddio, li possiamo uccidere camminandoci sopra. Aia. Vabbè. Ok, ragazzi. Fatto. Il ragno. Ci è voluto un'eternità. Comunque questo a me sembra uguale a quello che avevamo. Non sembra mica potenziato per niente. Questa porta è chiusa, è sbarrata, perché un'enorme ragnatela la blocca. Però, come vedete, se noi perseveriamo, crepa, possiamo volendo passare. Però io tornerei indietro, perché abbiamo del veleno, quindi diciamo che forse è meglio farsi un'erba blu e basta. Sì, vedete, è esattamente uguale a quello che avevamo già. Perché darcene un altro? Semplicemente ci dicevano torna con il coltello. Io tornavo qui, mi prendevo il coltello e andavo. No. Ok, tocca posare un altro coltello ulteriormente, ma va bene. Ma anche il fucile, sapete che vi dico, lo posiamo. E oltre questa fantastica porta nuovissima che hanno appena cambiato, guardate, proprio comprata all'IKEA ieri sta porta, troviamo un altro di questi, che a sto punto non so che ci si fa. Palesemente ci dobbiamo appoggiare qualcosa sopra, ma che? Questo è il problema. Cosa ci appoggi? Boh, troveremo un oggetto, probabilmente. Lo spero. Allora, qui nulla. Di qua c'è una grossa buca nel terreno e non la possiamo oltrepassare. E qui c'è un foro esagonale. Quindi noi abbiamo usato la manovella come dei veri idioti, perché adesso ci riserve pazienza, ragazzi. Quante piante, guardate qua. Una mappa di giardino B1, prenderla? Ma certo. Ah, abbiamo scoperto la forma della stanza. Va bene. Niente di che. Vabbè, abbiamo una scusa adesso per tornare indietro a prendere la nostra manovella, perché effettivamente dobbiamo posare queste erbe. Cioè, oddio, io un'erba blu e verde me la terrei, perché se ci hanno riempito così tanto di erbe blu significa che poi dopo ci so qualche nemico che ci dà il veleno, quasi sicuramente, perché altrimenti non l'avrebbero piazzate proprio lì. E quindi, ragazzi, niente, ci teniamo un'erba blu e verde e andiamo a prendere la manovella e torniamo. Ok, mo ce l'ho però la manovella, eh? Speriamo che quel masso non ci venga addosso, ma tanto sicuramente sarà così. Ti prego. Dove si va però? Si andrebbe di qua, ma la strada è bloccata. Quindi niente, semplicemente lo giriamo ancora. No? Così che la strada è libera. No, ancora. E possiamo andare alla porta finalmente. E adesso questa, partita la cinematica, questa ci viene addosso. E infatti, e che ve lo dico a fare, ragazzi. Ottimo, andiamo a vedere. Intanto la palla qui, niente, ci ha bloccato una strada inutile. Ma alla fine troviamo First Aid Kit. Ok, la scatola di primo soccorso. E dentro, facciamo lo spacchettamento, lo spray medico, perfetto. Bene. E dopo aver trovato lo spray medico, possiamo tranquillamente proseguire in quella porta, che a sto punto, quanto ci scommettete, avrà l'alloggiamento per lo stantuffo e noi non ce l'abbiamo. Dovremo tornare indietro, prenderlo e ritornare. Che è sta cosa? Oddio, è un puzzle strano questo. Che è? La statua della dea ti sorride in silenzio. Vorrei vedere che non parlava la statua. Allora, qui c'è un alloggiamento per qualcosa. Questo si sposta.
qui dentro ci entra una cosa tipo simile a questa. Vediamo. Allora, qui c'è un foro esagonale. Proviamo a girare. Non è necessario? Ma come, qui c'è un foro esagonale, non è necessario? Ah, beh. Ok. Esce fuori quello. Però dove lo mettiamo? Non lo possiamo mica spingere. Girare questo che utilità avrebbe, scusate? Boh. Lasciatemi ci ragionare un attimo, ragazzi. Ah, ok. Ok, ho capito. Dobbiamo portare la statua lì davanti per poterla poi spingere. Ritrarre questo blocco, diciamo, che abbiamo sopra. Portarla di nuovo lì per poterla girare. Ok, pezzetto, buono. La portiamo qua in mezzo, la giriamo. Adesso la si spinge. E una volta girata, no, rifacciamo la manovella così togliamo il blocco da lì e la possiamo spingere. Ok. Bene. Adesso la portiamo verso il centro della stanza. Vi sto facendo un piccolo walkthrough, perché credo che si faccia così il puzzle, perché altrimenti non me lo spiego. La statua si gira, però non basta, si deve girare ancora, vero? Quindi la togliamo. E ce la rimettiamo. Se riesco. Ehi. Ok. E si gira di nuovo, ok. A sto punto, se la camera me lo permette. Perfetto. Ottimo. E la posizioniamo vicino a quell'altra. E se non è vero che si fa così, mi sparo un colpo. Ti prego, non è allineata, però adesso ti allineo e poi dopo ci dovresti entrare. Ok, benissimo. Cos'è? Cilindro. Cilindro? Questo? Niente. Qui dentro abbiamo preso tutto. Forse si combina con lo stantuffo a questo punto. A me viene in mente solo che questo, perché non mi viene in mente altro, sinceramente. Proveremo, ragazzi, proveremo. Faremo delle prove, i nostri esperimenti soliti, e vedremo che cosa funziona. Forse se lo proviamo a collegare con lo stantuffo e lo rimettiamo dentro l'ascensore, cioè dentro il generatore, forse in quel caso parte. E niente, adesso ci andiamo a provare. Solo che adesso dovremo ripassare di lì dove ci stanno i rettiliani, e vi prego, voglio morire già solo al pensiero. Meno male che abbiamo il lanciagranate, perché altrimenti... Proviamo? Sì, ok, stantuffo cilindrico. Sul suo lato sono incisi dei simboli. Ruotarlo? Ah, è un puzzle, ok. Bene, ah, ok. Sì, dobbiamo fare i numeri romani. Non avevo capito questa cosa. Ma sì, ruota, ruota ancora. Vai. Dovrebbe essere a posto. 4, 2, 3, 1. Bene. Non è necessario usarlo. Ok. Ma rimane così se io lo riesamino? Ovviamente no, ma stiamo scherzando. Mi tocca girarlo 14 volte adesso. Allora, proviamocelo ad inserire dentro. Lui si richiude. Una serie di pulsanti lampeggianti. Premerne uno. Allora, che era? 4, 2, 3, 1. 4. 2 3 1. Sembra che la corrente sia stata ripristinata. Ottimo. Allora non è che doveva rimanere in quel modo. Abbiamo fatto bene a guardarlo e a ricordarci la sequenza. Bene.
ci siamo liberati di uno spazio nell'inventario che fa molto comodo e abbiamo sbloccato l'ascensore. Spero di non morire, perché altrimenti se io muoio adesso quitto la serie. Pulsante dell'ascensore e lo premiamo. Barry? Thank God you're safe. You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Certo che potevi venire pure prima e ci aiutavi a risolvere i puzzle, eh? No. Any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. What the hell is that sound? It could be a person. Jill, go check it out. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. Questa cosa che lui ci manda in avanscoperta non mi piace più di tanto. Allora, qua c'è una scatola, ma non si salva. La scatola però ci può essere utile. Ci stanno dicendo portatevi tutto quello che potete portarvi, perché ci saranno cose brutte. Io così lo interpreto una scatola qui. Quasi scende e vediamo quello che c'è. Alcune vecchie casse, vi compare la scritta materiale di scarto. Qui proprio praticamente era la loro discarica, diciamo. Una pressa per rifiuti, c'è un interruttore? Vabbè, premiamolo. E niente, pressa rifiuti. Giustamente una pressa per rifiuti. E se io provassi a parlare con lui? Ah, dice la stessa cosa. Quindi niente. Non possiamo convincerlo ad andare al posto nostro. Però va bene alla fine, dai. Qui non ci possiamo andare oltre. E neanche qua. Quindi dobbiamo per forza entrare in questa porta, eh? Vabbè ragazzi, vediamo quello che c'è. Un ambiente molto inquietante. Ecco quello che c'è. Giardino B2 siamo. Ok. Brividi ragazzi, brividi. Però per questo episodio siamo giunti alla conclusione. Dai dai che è tutto. E... alla prossima, non mi odiate se vi faccio il cliffhanger.